a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dell'azienda speciale Territorio e Cultura del Comune di Sant'Emer. Era doveroso fare questo passaggio di presentazione perché l'azienda speciale 100% di proprietà del Comune di Sant'Emer si è costituita da pochissimo tempo, ha iniziato il percorso già da un anno e mezzo a questa parte, quando il Comune in maniera diretta ha gestito il complesso turistico e le grotte di Stiffe, anche in un periodo importante che ci ha visto coinvolti appunto nella pandemia da Covid-19. La necessità appunto di creare questo strumento è dovuta al fatto che le grotte di Stiffe comunque raccolgono migliaia di turisti tutto l'anno e di conseguenza era giusto settorializzare quello che è una risorsa importantissima per il nostro comune. Il percorso già a livello amministrativo per tutti gli atti propedeutici è iniziato nel mese di novembre. Come si è potuto leggere nelle varie riviste, nei vari giornali. Successivamente abbiamo fatto tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell'azienda fino al mese di gennaio che con decreto sindacale ho nominato il qui presente amministratore delegato che presento Giovanni Cappelli. Buongiorno. E con lo stesso decreto, con altro decreto, ho nominato il dottor Paolo Costanzi come revisore dei conti della società, dell'azienda, perché è un'azienda 100% ma pubblica. Successivamente, intanto parlo della parte amministrativa che ci ha portato ad oggi. Successivamente abbiamo bandito un'evidenza pubblica per la selezione del nazionale, quindi del direttore dell'azienda speciale e dopo la serie la raccolta delle domande e le varie selezioni, siamo arrivati all'assunzione del direttore Stefano Filauro. Dal 1 giugno di quest'anno, quindi è nome e assunzione recente. L'azienda speciale nasce, come ho detto nella fase iniziale, per dare ulteriore e nuovo slancio a quello che sono le grotte di Stiff. Curare tutto l'aspetto della comunicazione, di quello che potrà essere anche un apparato museale che si dovrà costituire sia nella frazione di Stiffe sia nel comune di Sant'Emetrio, è comunque necessario seguire la cosa giornalmente. Vi faccio un piccolo esempio: gestire un complesso turistico simile in 2 mesi ha prodotto come 40 delibere di impegni, di spesa, di acquisto materiale, di nomine e quant'altro. Immaginate che tutto questo lavoro è stato sgravato dagli uffici comunali, perché nei piccoli centri come Sant'Emetrio chiaramente gli uffici non sono così capienti per poter gestire una struttura così complessa. Si doveva fare in maniera professionale e in maniera professionale lo stiamo facendo. Era un impegno che ci eravamo presi con la popolazione, siamo andati avanti con decisione. Anche con contrasti non neghiamo interni da parte di consiglieri che hanno portato poi anche a cose successive, però noi ci eravamo preso l'impegno, era un impegno propedeutico al mandato elettorale e lo faremo nel migliore dei modi e sicuramente porterà soddisfazioni. Quelle soddisfazioni che già abbiamo visto che con piccoli lanci pubblicitari sui social ci hanno comunque già fatto avere un ritorno dal 2 di aprile che è subentrata l'azienda speciale ad oggi abbiamo circa 10.000 ingressi con un ritorno importante sia per l'azienda che per i dipendenti ma anche e soprattutto per il comune perché comunque questa è cosa importante, il Comune da convenzione percepirà il 30% degli incassi lordi
su quello che sono grotte di Stiff. Quindi per fare due conti, per far capire anche al pubblico che ci segue, sui 100.000 euro incassati ad oggi, il 30.000 euro sono del comune. Quindi in 2 mesi delle soddisfazioni ci sono. Personale, è stato comunque riassunto tutto il personale che già era in attività con la gestione comunale. Si sta espletando un'altra evidenza pubblica per quello che riguarda la gestione da parte di società interinali per il prossimo triennio, perché insomma stiamo espletando in questi giorni la gara, ma qualcosa magari lo dirà sia il direttore che l'amministratore. E per il resto la cosa è partita. Adesso non ci resta che lavorare su quello che ci eravamo prefissati, che è quello che siamo convinti che questa risorsa potrà portare per tutto il territorio. Grazie anche poi all'aiuto degli imprenditori locali che dovrebbero dare quel valore in più e che già abbiamo chiesto in più di una riunione, perché in questa sede abbiamo fatto un po' di riunioni anche con il tessuto sociale e con i commercianti impegnati nell'aspetto turistico e di ricettività di questo comune, e ci auguriamo che man mano si possa trovare una sinergia ulteriore e magari una collaborazione anche con idee che vengono direttamente dal basso. Passo la parola prima all'amministratore unico Giovanni Cappelli, che per un saluto e per spiegare con un breve cenno quello che abbiamo fatto in questo tempo. L'amministratore unico, voglio sottolineare che è un incarico fiduciario del sindaco. Ok, grazie al dottor Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio, grazie a tutti quanti voi che siete intervenuti oggi a questa conferenza stampa della nuova azienda speciale del Comune di San Demetrio Nevestini. Beh, cosa dire, questa è una ormai realtà di questo comune, io sono veramente contento che si sia portato a casa questo risultato, perché è la prima azienda speciale del Comune di San Demetrio Nevestini. E perché finalmente possiamo far vedere le potenzialità di questo territorio. Beh, a me personalmente forse sono l'ultimo diciamo, delle persone a cui si debba dire una cosa del genere. Io credo fermamente sulle potenzialità di questo territorio. Ho sempre messo in evidenza i numeri che le grotte di Stiff, il Lago Sinizio, San Demetrio, il territorio aquilano possono esprimere con un'ottima organizzazione. E ringrazio il sindaco e tutta quanta l'amministrazione comunale di avermi dato personalmente questo incarico fiduciario alla persona di Giovanni Cappelli, perché non è un incarico lavorativo, ma è un incarico veramente che nasce dal cuore e perché Antonio, mi permette di chiamarlo Antonio perché è un amico e un fratello e non è per me il sindaco, è molto di più. Ha creduto in me. Dal 1º aprile 2022 è nata questa azienda speciale. Per me è come un bambino piccolo che nasce, lo abbiamo messo in piedi e adesso lo stiamo facendo camminare piano piano. Però nel camminare ci sono state tantissime difficoltà. Il sindaco ne ha detta una, abbiamo prodotto 40 delibere per far camminare questo bambino. Abbiamo già inviato sotto l'aspetto comunicativo delle collaborazioni a 360 gradi. Io sarò molto generico nel darvi le informazioni e poi il direttore, dottor Filauro, entrerà nei particolari, ma siamo presenti per dirne una sull'A24, sull'A25, sull'A14. E quindi questa è già una grandissima cosa. Poi i numeri parlano da soli, più di 8.000 ingressi nei 2 mesi. Io ci tengo a dire una cosa, per me non conta il passato, per me non conta il presente, per me conta il futuro. Noi guardiamo avanti, siamo in massima collaborazione con tutti.
a partire dalla cittadinanza di San Demerio, con le attività di San Demerio, con le attività dell'Aquila, con il territorio aquilano, perché le grotte di Stiffe sono patrimonio di tutti e questo tutti quanti dovrebbero capire. Siamo arrivati ad un massimo di 70.000 ingressi l'anno. Il nostro obiettivo è quello di portare almeno a 100.000, ma soprattutto a creare nuovi posti di lavoro. Ci siamo avvalsi di agenzie interinali che ci hanno supportato. Certamente, chiedo anticipatamente scusa per qualche errore che potremmo commettere a livello burocratico, ma grazie ad Antonio soprattutto abbiamo un team di, tra virgolette, esperti, però siamo esseri umani e quindi l'errore ci può stare. Vi prego solamente a tutte quante le persone che vogliono collaborare con l'azienda speciale, e ripeto ancora una volta a tutti, che la nostra sede è nel comune di San Demetrio. Antonio, il sindaco, l'assessore Mattia, il direttore, il vice sindaco, sono a vostra completa disposizione, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi tipo di collaborazione. Ci fa molto piacere che televisioni a livello nazionale, già dicevo proprio questa mattina all'assessore Di Fabio, che quando riceviamo delle mail o delle telefonate, che io pensavo fosse uno scherzo da parte di una televisione come Rete 4 che mi chiama dicendo amministratore, possiamo collaborare? Per me è già una gioia infinita perché qualcuno ti vede. Capite bene, se noi siamo una piccola entità, Rete 4 non ci chiama. Se noi siamo una grande entità e abbiamo un valore aggiunto, sicuramente. Ho scritto al sindaco in tante notti che ci chattiamo e ci parliamo che noi dobbiamo avere degli obiettivi che vanno oltre perché, e lo ripeto, staccare i biglietti sono capaci tutti. Grazie. Grazie Giovanni, una cosa la voglio sottolineare prima di passare la parola al direttore, voglio ringraziare soprattutto tutti gli amministratori comunali che giornalmente ci sono vicini, che hanno creduto in questa azienda, che hanno creduto in questo progetto. E Mattia Di Fabio è l'assessore al turismo e quindi con delega diretta. Sandro Filauro è il vice sindaco che fa le mie veci praticamente giornalmente perché io sono più spesso fuori sede. Quindi vi ringrazio già da adesso, insomma, pubblicamente, perché il lavoro che stiamo facendo non è da poco, perché solo chi giornalmente vive questa realtà e ci mette impegno e passione sa quello che stiamo facendo. Ha detto Giovanni, e lo voglio sottolineare, che questo incarico fiduciario in modo che si fa con il cuore, perché è un incarico con un rimborso, non con uno stipendio. E devo dire la verità che ad oggi Giovanni ha percepito zero. Quindi, anzi, probabilmente ha investito di tasca propria su quello che è il progetto Grotte di Stiffe, perché le soddisfazioni se arriveranno e arriveranno per tutti, ci vorrà tempo e si dovrà costruire un'azienda granitica per poi dare soddisfazioni ulteriori. Passo la parola al dottor Stefano Filauro, nuovo direttore dell'azienda speciale Territorio e Cultura del Comune di San Demetrio. Innanzitutto buongiorno, grazie alla vostra presenza. Che dire, dopo sindaco ed amministratore, non credo sia il caso di annoiarvi con i dettagli. Dal punto di vista delle motivazioni personali, vi dico solo che io ho cominciato a fare la guida Stiffe nel 92, quindi potete facilmente immaginare la soddisfazione e le motivazioni che mi animano. Dal punto di vista operativo, ovviamente in questi giorni stiamo andando a sistemare tutta una serie di dettagli burocratici, da volture di contratti, da gara di aggiudicazione del contratto di lavoro, sistemazione di tutta una serie di questioni che possono sembrare magari poco importanti, ma che in realtà poi riescono a far sì che il soggiorno, la permanenza alla Grotta di Stiffe, risulti pienamente soddisfacente per i turisti. Quindi ci sarà tutta una serie di servizi proprio di accoglienza
al turista. È ovvio che non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo fermarci qui. Per quanto riguarda la mia visione, credo che subito dopo l'estate avvieremo tutta una serie di azioni finalizzate a far sì che le grotte di Stiffe siano il locomotore, il traino di un territorio che è ricchissimo di risorse. Vogliamo trasformare queste risorse turistiche in un prodotto turistico capace di attirare turisti non soltanto locali, infraregionali, ma dal punto di vista anche nazionale ed internazionale. Siamo coscienti di vivere in un territorio straordinario, siamo coscienti ormai, ed anche il mercato è cosciente, che l'Abruzzo è diventato una destinazione. Se proprio vogliamo trovare un aspetto positivo nel Covid, è proprio questo. Il mercato alla ricerca di nuove destinazioni che permettessero un soggiorno all'aria aperta, lontano dai grandi assembramenti, ha scoperto l'Abruzzo. Se prima era difficile dire alle persone vieni a passare dei giorni di vacanza in Abruzzo, adesso è il mercato stesso che ci chiede di fornire servizi ai turisti. E questo ovviamente è sicuramente una grande soddisfazione, è una grande sfida, è qualcosa che comunque vediamo anche come un dovere. Stiffe deve essere l'attrattore di un territorio che ha tantissime altre cose da offrire e vogliamo che i turisti non vengano qui solo per un'ora, due ore, ma vengano per giorni interi, per dei periodi interi. Di conseguenza, ripeto, è ovvio che la mia visione è, in questo momento è soltanto ideale. Ricordiamo sempre che l'azienda speciale è un ente strumentale del Comune, di conseguenza si muove sempre e soltanto all'interno delle cornici definite e stabilite dall'ente comunale. So per certo che comunque il Comune ha intenzione di crescere e condivide perfettamente questa visione sinergica di tutto il territorio, di conseguenza credo che effettivamente è passata la stagione, diciamo l'alta stagione di presenze, credo che cominceremo con una fase di semina importante. Per quanto mi riguarda, in questo momento mi fermerei, se ci sono domande siamo qui. Allora, grazie Stefano. Adesso io volevo far notare i nuovi, perché anche questo è stato un lavoro, no? È stato un lavoro dove con l'amministratore, con il direttore, con l'assessore e con tutto lo staff delle Grotte Stiffe abbiamo cercato di dare un nuovo stile, già partendo dal nuovo logo. E il nuovo logo che istituzionale, diciamo, non dell'azienda, ma proprio che rappresenterà Grotte di Stiffe nel territorio nazionale e internazionale, sarà questo qui. Già sta iniziando a girare in maniera abbastanza insistente e dovevamo dare un nuovo obiettivo a questa grotta, l'abbiamo fatto partendo proprio dal marchio. Vedete il pipistrello con il cuore, che è Grotte di Stiffe, invece è la mascotte che ci rappresenterà sempre su tutta la serie di gadget che stiamo mettendo su e che stiamo iniziando a selezionare, perché anche su questo c'è un lavoro importante. Da fiere internazionali a cui abbiamo partecipato per fare un po' una scelta, per trovare fornitori, perché chiaramente qui si deve andare a soddisfare un pubblico importante che non è un pubblico di poche centinaia di persone. Di conseguenza anche proprio lavorando da azienda con l'amministratore, con il direttore, stiamo cercando anche proprio di andare a fare una ricerca puntuale e anche mantenere i costi interessanti per il pubblico che vuole acquistare questi prodotti. Diciamo che nel breve periodo inizieremo questa nuova commercializzazione. Breve periodo significa, ci auguriamo, entro fine giugno, primi di luglio, nella nuova struttura che è stata posizionata in collaborazione con il Parco Velino Sirente,
all'ingresso dell'attuale biglietteria delle grotte di Stiffe, proprio in maniera temporanea, in attesa di ulteriori sviluppi per quelli che sono i contenziosi in atto con la vecchia società. Nel punto informativo del parco Velino Sirente verrà messo appunto il punto di informazione al turista che vuole visitare sia le grotte di Stiffe, ma il territorio di San Demetrio, anziché tutta la Valle Subequana e tutto il territorio aquilano. Ci stiamo strutturando in questi giorni, poi il lavoro è talmente frenetico che non sappiamo dare una data d'inizio perché poi ci sono sempre vicissitudini diverse. Passo la parola all'amministratore per un intervento Allora, brevissimo. per chiudere l'aspetto guardare al futuro, vi do uno scoop e spero che lo riportiate a caratteri cubitali. Mi è appena arrivato il messaggio da parte del gruppo speleologico Aquilano, che collabora con noi anche per altre attività. È ufficiale che adesso si va oltre. Sapete che le grotte di Stiffe si fermano a un certo punto, poi c'è il sifone. E in collaborazione con un gruppo speleologico francese, che fortunatamente ha aiutato altri gruppi anche a livello economico, andremo oltre. Già da domenica prossima si comincerà a lavorare per salire su e poi andare oltre il sifone. Questo è uno scoop, diciamo che lì l'ultima volta che ci si è andate risale a circa 22-23 anni fa. Poi non ci si è più andati. Adesso si torna e questa è un'ulteriore conferma che l'azienda speciale non si ferma alle attuali grotte di Stiffe, ma va oltre. Mi è arrivata proprio adesso la conferma, quindi posso dire che è ufficiale. Grazie Giovanni, penso che la presentazione dell'azienda sia stata complessivamente analizzata in tutti i punti. Lascio a voi giornalisti presenti delle domande se ne avete, se è necessario. Allora, se si riferisce a quello che è uscito riguardo alle dichiarazioni di un certo Petrucci, io Petrucci non lo conosco, quindi e tantomeno mai operato nel comune di San Demetrio dei Vestini. Probabilmente quelle dichiarazioni hanno avuto comunque riscontro perché il comune di San Demetrio si è attivato immediatamente per rispondere ad ANAC riguardo sia l'operato dell'amministrazione, sia riguardo anche quello che è stato fatto negli anni da progetto Stiffe Spa. Ad oggi la situazione con progetto Stiffe Spa ancora di contenzioso, potevo anche rispondere in maniera settica ad ANAC, non l'abbiamo fatto, abbiamo affrontato la cosa con particolare attenzione, abbiamo ricostruito tutta la situazione, questo vi parlo del post articolo perché quando è uscito l'articolo noi ci è arrivata l'interrogazione di ANAC, abbiamo ricostruito un po' il tutto e posso dirvi che con attenzione abbiamo visto quello che è la situazione della biglietteria, punto accoglienza Livigno, quello che possiamo identificare come area Livigno, e devo dire la verità, delle stranezze ci sono venute agli occhi. L'abbiamo visto con un po' più di attenzione, in un fascicolo in particolare delle stranezze sono venute, che però poi affronteremo nel prossimo futuro. Ci può spiegare un po' nel dettaglio, diciamo, a quale stanza si fa riferimento, anche sul
Allora, vi parlo in generale di quello che è stato fatto. Il Comune di San Demetrio nel 2012-2013 investe per conto del Comune di Livigno circa 500, no, dal Livigno circa 300.000 euro, che è una donazione fatta proprio dal Comune di Livigno al Comune di San Demetrio. Il complessivo dei costi invece investiti in quel territorio, cioè in quell'area, è di circa 500.000 euro. Oggi il problema vero non è tanto quello che è stato investito, ma quello che stiamo spendendo per questi contenziosi che sono rimasti aperti, perché comunque oltre ai pensieri, comunque il seguire queste vicende, ci sono degli esborsi per gli avvocati. Parliamo di una cifra che è sempre in aggiornamento perché poi ci sono le varie fasi processuali. In linea di massima, il problema ulteriore è che quel sito oggi non è nella disponibilità del Comune di San Demetrio, perché quindi sta diventando probabilmente obsoleto, non è utilizzato quasi da nessuno e sinceramente quello era una cosa che era stata costruita lì e donata al Comune di Livigno ai cittadini di San Demetrio e i cittadini di San Demetrio non ne stanno usufruendo. Perché ricordate sempre una cosa, che prima di essere sindaco o amministratore, chi vive in questo territorio è prima cittadino. Quindi io già in prima persona non ne posso usufruire, come tutti i cittadini di questo territorio. E altre stranezze in particolare, dato che mi diceva la stranezza sta nel fatto che nel faldone che abbiamo trovato c'è un trasferimento da parte del Comune di San Demetrio in un'area privata, perché fondamentalmente noi siamo soci di minoranza assoluta di quella, cioè il Comune di San Demetrio è socio di minoranza assoluta delle Grotte di Stiff e Spa, c'è un trasferimento di 167.000 euro con tre determine sindacali. E per questo ho chiesto e ho fatto interrogazione al segretario comunale, perché io non sono un giurista e di conseguenza mi sono avvalso il segretario comunale e lui mi dice che le determine sindacali si fanno solo in mancanza di personale incaricato. Cosa strana che in quel periodo il Comune di San Demetrio invece aveva tutti gli organi a disposizione, compreso l'ufficio tecnico e l'ingegnere di riferimento. Quindi questa cosa non ci lascia indifferenti, anche perché la struttura non è ritornata in possesso per 6.000 euro e tutti i protocolli che dovevano essere attivati non sono stati attivati. E di conseguenza aspettiamo ulteriori lumi su quello che sta succedendo, su quello che ci stanno chiedendo anche gli organi sovraccomunali e poi ditemi voi se tre determine non è un po' una vicenda singolare, non si trova tutti i giorni una cosa simile su un trasferimento simile. Quindi questa è un po' la situazione. Questo però nulla porta con l'azienda No, speciale, no, ma sono due questo. cose completamente separate. L'azienda speciale parte il 1 aprile, 2 il 2 aprile. aprile 2022, quindi il passato. Che comunque stiamo affrontando per quello che è il ritorno e ci auguriamo appunto di ritornare quanto prima nell'area Livigno, perché è un'area che deve tornare ai cittadini, in primis di San Demetrio e poi a tutti i turisti che ci vengono a visitare, perché la rivalorizzazione anche del borgo di Stiffe parte da lì. Se no abbiamo particolari difficoltà, perché oggi non vi neghiamo che anche il biglietto online, che ormai è diffuso in tutto il mondo, noi non possiamo fare rimborso. E comunque non permette al turista di transitare proprio nel borgo. Quindi già partendo da lì, o vediamo a seguire, di decentrare appunto di far ritornare la biglietteria in quel luogo o in altri luoghi del borgo, perché era giusto che le Grotte di Stiffe si chiamano così e il borgo di Stiffe va valorizzato.
cioè, e solo con le grotte si può fare, cioè non è che ci abbiamo, purtroppo il terremoto poi ha fatto la differenza, non ci sono stati investitori né italiani né stranieri che sono andati lì e hanno ristrutturato quel borgo, e di conseguenza lo dobbiamo fare con le nostre forze e con le forze dei cittadini, che devono riapproparsi assolutamente di un bene che è del comune di San Demetrio e dei cittadini di San Demetrio.